C'era una volta un vulcano, una civiltà, un'enorme isola. Queste sono le domande più frequenti per chi si accinge, come noi, a leggere i resti archeologici e geologici di Santorini. Quello che rimane dell'isola più bella delle Cicladi è in realtà quel che rimane di un'isola creata e distrutta dalla violenza di un vulcano. Le città di Tera e Akrotiri, i resti di antiche civiltà che si sono succedute nel corso dei millenni. Ma sotto un manto di cenere e pomice, a Santorini è forse sepolta anche la prova dell'esistenza di un mito, quello che avvolge da millenni un continente favoloso, Atlantide. Questa è la leggenda che, come tante leggende celebri, si mescola sempre con la realtà. La nostra storia si svolge a Santorini, l'isola più bella delle Cicladi, che in realtà è quel che rimane di un reale cataclisma, una spaventosa eruzione che la dilaniò migliaia di anni fa. Oggi, per un archeologo, Santorini non è solo un'affascinante isola dove la bellezza è a un tempo dolce e violenta, ma anche una chimera. Trovare le prove dell'esistenza di Atlantide, confermando così quanto lasciatoci da Platone. Comunque, al di là dei sogni, quest'isola ci propone una ricca lettura dei suoi siti archeologici, da cui affiorano due splendide civiltà. Situata a un centinaio di chilometri da Creta, Santorini è oggi una rinomata località turistica dell'Egeo, celebre per i suoi villaggi imbiancati a calce e le cupole azzurre delle chiese. Ma per secoli la sua maggiore risorsa è stata lo spesso strato di sabbia, o meglio pozzolana, che la ricopre per intero. Da questa terra biancastra e fertilissima si ricava infatti un cemento dalle eccezionali proprietà idrauliche, ottimo per le costruzioni subacquee e richiestissimo in tutto il Mediterraneo. Quando alla metà del secolo scorso iniziarono i lavori per l'apertura del canale di Suez, la cosiddetta terra di Santorini venne utilizzata in gran quantità per isolarne le pareti. E fu così che, per ricavare più pozzolana, vennero aperte delle nuove miniere, scavando le quali cominciarono ad emergere le vestigia di una civiltà preistorica. Comunque, oltre agli insediamenti preistorici, in quei tempi vennero alla luce anche i resti di una colonia lacedemone, cioè spartana, fondata nel IX secolo sulla collina oggi chiamata Mesavunò. Si trattava dell'antica Tera, la città che per secoli ha dato il nome all'isola, fino a quando nel XIII secolo, passata sotto il dominio dei veneziani, fu ribattezzata Santorini da una chiesetta ora scomparsa dedicata a Sant'Irene. È solo in tempi recenti, a partire dagli anni 60, che l'esplorazione dell'isola ha dato i suoi frutti migliori, grazie soprattutto all'appassionato lavoro di un archeologo greco, Spiridon Marinatos. I suoi scavi presso il villaggio di Akrotiri, nella parte sud-occidentale dell'isola, hanno portato ad una scoperta sensazionale. Un'intera città della tarda età del bronzo, completa di case, strade e piazze, quasi perfettamente conservata sotto più di 30 metri di cenere e pomice. Una nuova Pompei, colma di tesori archeologici, era emersa ad un tratto nel mezzo dell'Egeo. Le successive campagne di scavo riportarono alla luce anche una gran quantità di ceramiche, in parte conservate sull'isola nel museo di Firà. Si tratta per lo più di vasi in ceramica grigia e granulosa, di varie forme e dimensioni, a volte importate da Creta e dalla Grecia continentale.
Ma Crotiri è diventata celebre soprattutto per i suoi affreschi, i più belli e meglio conservati di quell'epoca, custoditi ora nel Museo Archeologico Nazionale di Atene. A questo punto c'erano abbastanza elementi per tentare di ricostruire la millenaria storia dell'isola e dei suoi abitanti, ma per farlo era necessario risalire molto indietro nel tempo, fin verso il terzo millennio avanti Cristo e prima ancora. In tempi immemorabili, in questa parte del Mediterraneo, dove in fondo al mare si incontrano e scontrano le piattaforme tettoniche dell'Africa e dell'Egeo, una terribile eruzione vulcanica provocò la formazione di alcuni isolotti calcarei. La lava, che continuò a fuoriuscire dal cratere per millenni, li avvolse, dando origine col tempo ad un'isola, la più grande dell'arcipelago delle Cicladi. Intorno alla metà del terzo millennio avanti Cristo, gli abitanti delle isole vicine approdarono alle sue sponde e ne presero possesso. La chiamarono Stronghile, la rotonda, a causa della sua forma. Poche ceramiche e qualche statuetta, le uniche testimonianze di questa colonizzazione, che risale alla seconda fase della civiltà protocicladica, sono conservate qui a Santorini, nel Museo di Firà. La città scoperta da Marinatos risale invece al periodo seguente, il medio cicladico, all'incirca tra il 2000 e il 1550 a.C. Le case si affacciavano su viuzze strette e tortuose o minuscole piazzette che ricordano molto quelle degli attuali villaggi di Santorini. Erano abitazioni confortevoli a due o a tre piani, con il tetto a terrazza. A volte lastre di pietra rivestivano parzialmente le facciate. I muri e gli stipiti di porte e finestre erano rinforzati da intelaiature di legno di olivo per renderli più stabili e resistere meglio alle scosse di terremoto che scuotevano periodicamente l'isola, una specie di costruzioni antisismiche ante litteram. Al pian terreno c'erano i laboratori e i magazzini, dove venivano stipati dentro ai pitoi, questi grandi vasi, l'orzo, i legumi, l'olio e il vino coltivati sull'isola. Scale di pietra o di legno portavano ai piani superiori, i cui pavimenti sono andati completamente distrutti. In ogni casa, ai piani nobili, non mancava mai almeno un muro affrescato con scene di vita quotidiana, paesaggi o figure di animali, a dimostrazione del grado di agiatezza raggiunto dai loro abitanti. Evidentemente, questa gente amava le comodità. Per esempio, sia al pian terreno che al primo piano, tutte le case avevano dei servizi igienici. L'avreste mai creduto? Per mezzo di tubature di argilla incorporate nei muri, un evoluto sistema di scolo li collegava direttamente alla rete fognaria che scorreva sotto le strade pavimentate, una rete idrica simile a quella ritrovata nei famosi palazzi di Creta. Ed ecco la copia in legno e cuoio di un autentico letto preistorico, ricavata dal calco ottenuto facendo colare il gesso nell'impronta lasciata nella cenere dall'originale. La popolazione era formata da artigiani, contadini, pastori, ma anche marinai e mercanti, questi ultimi in gran parte originari di Creta. Sebbene infatti Stronghile non fosse una vera e propria colonia minoica, rappresentò senza dubbio una loro stazione commerciale. Da qui l'inevitabile influenza della cultura, del costume, dei modi di vita e forse della religione cretesi sugli isolani. Come dimostrano queste corna di toro stilizzate, tema ricorrente nei palazzi di Cnosso. Ottimi marinai, gli abitanti di Stronghile non riportarono soltanto ceramiche e altre mercanzie dai loro viaggi a Creta, in Grecia o in Siria, ma anche animali esotici. Gli artisti ne hanno immortalati diversi nei loro affreschi: antilopi, gatti selvatici, scimmie.
In altri affreschi troviamo documentate le occupazioni maschili. Chi non navigava coltivava i campi o sorvegliava le gregge o andava per mare a pescare. I giovani venivano addestrati alla nobile arte della lotta e del pugilato, ma si esaltava più la grazia dei movimenti che l'esibizione della forza, a riprova dell'animo mite di questa popolazione. Di grande bellezza ed eleganza, le donne raffigurate nella cosiddetta casa delle dame si offrono allo sguardo dello spettatore sotto un cielo cosparso di stelle azzurre. Come le ricche signore dell'isola, seguono la moda minoica, indossando lunghe gonne a balze di colori vivaci e un corpetto che lascia scoperto il seno. Gli affreschi testimoniano pure la loro passione per i gioielli, orecchini, braccialetti, collane d'oro. Come a Creta, la donna qui doveva essere tenuta in grande considerazione. E c'è chi afferma che a capo di questa società fosse una regina sacerdotessa, piuttosto che un re sacerdote, ma si tratta di semplici ipotesi. Dei loro riti non sappiamo nulla. Però, quale che fosse la sua funzione, in una casa la graziata figura di una giovane sacerdotessa, abbigliata con un lungo chitone e con in mano un bruciaprofumi, veniva incontro allo spettatore dallo stipite di una porta. Era gente dall'indole dolce, cortese, che amava la natura e gli animali. Nella loro passione per l'eleganza e la raffinatezza, anche la rappresentazione della guerra finiva per acquistare le movenze di una danza. Questo grande affresco è noto come il fregio della flotta. Non sappiamo ancora di preciso cosa raffiguri. C'è chi vi ha visto rappresentata una spedizione punitiva contro quello che sembra un villaggio o una stazione di pastori in Libia. Altri pensano invece ad una contesa tra minoici e micenei per la conquista di una città, che forse è la stessa Acrotiri. Alcuni, infine, propendono per il resoconto di un accordo intercorso tra due potenze avversarie. Quello che è certo è che vi compaiono guerrieri, armi e navi da battaglia, ma tutto è immerso in un'atmosfera pacata e tranquilla, addirittura festosa. Nei frammenti di un altro affresco della medesima stanza, la scena è apparentemente più concitata. Tre uomini nudi, annegati, galleggiano sull'acqua accanto ai loro scudi. Sono stati sbalzati fuori dalle navi nel bel mezzo della battaglia. Ma la violenza della guerra è anche qui solo evocata, non riesce a sconvolgere l'atmosfera tranquilla e serena in cui sono immersi gli altri personaggi. Fu una terribile catastrofe a porre fine a questa esistenza pacifica e felice circa 1500 anni prima di Cristo. Il vulcano esplose di nuovo con furia inimmaginabile, squassando stronghile con fortissimi terremoti. Una fitta nube di cenere oscurò il sole per poi depositarsi su ogni cosa. La parte centrale dell'isola, svuotata dall'enorme quantità di materiale vomitato dalle viscere della terra, sprofondò nel mare. Onde altissime spazzarono l'Egeo, seminando ovunque distruzione e arrivando fino alle coste dell'Egitto. Alla fine, di stronghile non rimasero che tre frammenti, tre isole che oggi si chiamano Santorini, Terasia e Aspronissi. Per secoli e secoli, queste terre rimasero sterili e disabitate. Al centro della caldera, la voragine provocata dall'inabissamento della parte centrale dell'isola entro cui si riversò il mare, l'attività del vulcano è proseguita per secoli. Tra un ribollire di acque si vennero formando altri due isolotti di lava, la Palea Kameni, letteralmente in greco la vecchia bruciata, e la Nea Kameni, la nuova bruciata. Su quest'ultima il cratere continua a sprigionare ancora oggi gas e vapori ad una temperatura di 80 gradi. Vero e proprio museo, le pareti della caldera mostrano ancora oggi tutti gli strati di lava creati dal vulcano nelle diverse fasi della sua attività. Davanti a tale distruzione e ad uno degli sconvolgimenti geologici più imponenti di tutti i tempi, è facile immaginare che si potessero creare delle leggende. Ma come sappiamo, le leggende non vengono mai sole
e sicuramente anche il mistero di Atlantide proviene da qualcosa di realmente accaduto. Come abbiamo detto, la catastrofe avvenne intorno al 1500 a.C. e fu causa della scomparsa di molte città dell'Egeo e della civiltà minoica, o perlomeno dell'epoca d'oro del re Minosse e delle splendide città-palazzo di Creta. Affascinato dalla coincidenza delle date, l'archeologo Marinatos pensò che a distruggere la civiltà minoica fosse stata l'eruzione del vicino vulcano di Strongile, Santorini per l'appunto. Ma qualcuno è andato addirittura oltre, proponendo di identificare quel cataclisma con quello che portò alla distruzione del più favoloso dei continenti, la mitica Atlantide. Tutto quel che sappiamo di Atlantide ce l'ha tramandato Platone in due dialoghi, il Timeo e il Crizia. La sua distruzione sarebbe avvenuta 9000 anni prima che il saggio Solone ne apprendesse la storia dalla bocca dei sacerdoti egiziani. In un giorno e una notte, proprio quando era ormai all'apice della sua potenza, violenti terremoti avrebbero provocato l'inabissamento dell'isola. Le coordinate geografiche fornite dal filosofo hanno indirizzato per secoli le ricerche degli studiosi oltre lo stretto di Gibilterra, le antiche colonne d'Ercole in pieno oceano. Ma un'affascinante tesi, non del tutto peregrina, prese forma ancora prima di Marinatos. La vicenda di un popolo estremamente civilizzato, che abitava in tempi lontanissimi una grande isola in mezzo al mare, poi annientato da una catastrofe naturale di immani proporzioni, ad alcuni è sembrata molto simile alla vicenda dell'ascesa e della caduta della civiltà minoica. Oltretutto, correggendo la data del disastro da 9000 in 900 anni prima di Solone, i sacerdoti egizi potrebbero anche essersi confusi e arriveremo così al 1500 prima di Cristo. Anno più, anno meno, proprio quando l'eruzione del vulcano di Strongile deve aver spazzato via i minoici e le loro colonie dall'Egeo. L'Atlantide è quindi identificabile con la civiltà minoica? Nessuno certo riuscirà a dare mai una risposta definitiva. Ma torniamo a Santorini. Per secoli il piccolo arcipelago scampato alla catastrofe rimase completamente disabitato, fino a quando le veloci navi dei Fenici, guidati dal mitico Cadmo, approdarono a queste tranquille insenature. Gradualmente l'isola tornò alla vita. Dopo i Fenici, nel IX secolo a.C., arrivarono i coloni mandati da Sparta e fondarono Tera. Ancora oggi, il mulo è il mezzo più comodo per salire fino alla lunga e stretta collina calcarea chiamata Mesavunò, dove i Lacedemoni fondarono la loro città. È indubbio che a guidare la scelta dei coloni fu la posizione strategica della collina. Quasi una fortezza naturale, posta a 369 metri, Tera dominava dall'alto tutta la zona sud-orientale dell'Egeo. Dapprima colonia spartana, in epoca ellenistica, intorno al III-II secolo a.C., la città subì l'influenza dell'Egitto dei Tolomei, per poi passare sotto la dominazione romana. Nel museo di Firà sono conservati vasi e sculture che testimoniano le varie fasi della storia di Tera, come questi vasi del periodo geometrico. Come tutti gli Spartani, gli abitanti di Tera si dimostrarono tradizionalisti e conservatori anche nell'arte. Rimasero attaccati all'austero stile geometrico nella decorazione dei vasi e delle anfore, quando nelle altre parti della Grecia i maestri vasai si sbizzarrivano a rappresentare gli dei e gli eroi della mitologia. Ma in questo straordinario pitos arcaico, con decorazioni in rilievo, un cigno piega aggraziato il lungo collo e una auriga guida un carro trainato da un cavallo alato. In un'altra sala, ecco invece gli idoli di terracotta arcaici e le sculture dell'età ellenistica. Il primo monumento che si incontra a Tera è il Temenos di Artemidoro di Perge,
o meglio quel che ne rimane. Artemidoro era un ammiraglio della flotta tolemaica, nativo dell'Asia Minore. Ispirato da un sogno, come scritto nell'epigrafe incisa nella roccia, eresse questo santuario, consacrandolo al culto di molti dei. Sebbene assai rovinati dal tempo, si riconoscono ancora l'altare della Concordia, l'aquila di Zeus, il leone di Apollo Stefanoforo. In segno di particolare devozione, Artemidoro si è fatto raffigurare con la testa incoronata accanto al delfino di Poseidone, il dio del mare che lo aveva sempre protetto. Già, il mare. Contrariamente agli antichi abitanti dell'isola, i fondatori di Terra non divennero mai dei grandi navigatori, lasciando volentieri agli stranieri il compito di rifornirli. Col tempo, infatti, Terra era diventata un passaggio obbligato per le rotte commerciali dell'Egeo. Dall'alto della loro collina, gli antichi spartani continuarono per secoli a scrutare con diffidenza le acque profonde, preferendo dedicarsi alle coltivazioni dei campi. Il vino di Terra era famoso e ricercatissimo. Gli scambi commerciali dovevano avvenire qui, nell'Agorà, la piazza centrale, luogo di ritrovo e di discussione politica che non manca mai nelle città greche. Nell'età di Augusto, quando l'isola divenne una colonia romana, fu costruito il cosiddetto Portico Reale. Questo edificio era il centro della vita pubblica. Qui, come a Roma nel Foro, si incontravano i mercanti, si decidevano i prezzi, si amministrava la giustizia. Il tetto era sorretto da 10 colonne doriche e la parte nord era stata adattata per sistemarvi le statue dei Cesari e dei loro familiari. Sempre nell'Agorà sono i resti della caserma e del ginnasio della guarnigione. Risalgono al tempo dei Tolomei, il secondo secolo avanti Cristo, e occupano una posizione strategica da cui si poteva controllare perfettamente quello che avveniva in città ed avvistare per tempo le navi in arrivo. Nell'edificare la loro città, gli Spartani hanno sfruttato al massimo lo spazio a disposizione. A nessuno venne mai in mente di abbandonare questo costone di roccia stretto tra cielo e mare per costruirsi abitazioni più spaziose nelle zone pianeggianti dell'isola. Oggi come allora, nei templi e nelle case, non mancava mai una cisterna per l'acqua piovana. La siccità è tuttora il problema principale dell'isola e fu per far cessare una terribile siccità durata 7 anni che gli abitanti di Terra si decisero a varcare per la prima e unica volta il mare. In questo tempio dedicato ad Apollo, Pizia, sua sacerdotessa, aveva ordinato loro di fondare una città sulle coste della Libia. Ma per 7 anni il volere degli dei era stato disatteso. Infine, piegati dalla sete e dalla fame, gli abitanti di Terra fondarono, a malincuore, Cirene nel 630 a.C. Chi rimase in patria continuò a coltivare i campi, chiuso nel suo mondo ristretto, trattando con diffidenza gli stranieri che approdavano spesso in cerca di riposo e di rifornimenti. All'angolo di questo edificio qualcuno ha inciso un fallo, ma non si tratta di un'immagine scurrile. È stato il proprietario a metterlo a guardia della sua abitazione come augurio di fertilità per sé e la sua famiglia. Degli abitanti di Terra, dei loro usi e costumi, sappiamo pochissimo, ma è certo che, come tutti i greci, dovevano amare anch'essi il teatro. Eccolo, infatti, il teatro, costruito all'epoca dei Tolomei, nel III secolo a.C., e orientato ad ovest. A fare da sfondo alla scena fissa, costituita da un'architettura in marmo, è, oggi come allora, il mare. Ma la vera passione dei primi abitanti di Terra erano le gimnopedie, le danze con cui gli adolescenti spartani rendevano omaggio ad Apollo Carneios, cioè l'Apollo autunnale.
La cerimonia si svolgeva in una piazza all'altra estremità della città. Questa figura di giovane, un Kuros, detto appunto l'Apollo di Tera, risale a quei tempi e ci aiuta a capire il culto della bellezza fisica celebrato nella festa di Apollo Carneios. Ma già al tempo della dominazione romana, Tera aveva perso la sua importanza. Più tardi, verso il IV secolo d.C., a queste rive rocciose approdarono anche i primi cristiani, diffondendo il nuovo culto e trasformando i templi pagani in chiese, come questa che visitiamo, la chiesa paleocristiana di Agios Stefanos. A distruggere Tera fu ancora una volta il vulcano, nel 726 d.C. L'eruzione fu molto meno violenta di quella che aveva sepolto Acrotiri. Tuttavia, lo storico bizantino Teofane racconta che la pomice espulsa dal cratere raggiunse le sponde dell'Asia Minore e della Macedonia. La città fu ricostruita in un'altra zona, ma l'isola aveva perso ormai la sua importanza. Dopo la Quarta Crociata divenne un possedimento dei veneziani, fino a quando la conquistarono i turchi. Impassibile, dal fondo del mare, il vulcano per millenni ha scandito il corso degli eventi, regolando il corso della vita sull'isola. Lo aveva ben compreso Artemidoro di Perge, l'ammiraglio della flotta egiziana, abituato a vedere ogni giorno in faccia la morte. Sul frontone del santuario, da lui dedicato agli dei, aveva fatto incidere alcuni versi di grande saggezza. Tutto è nutrito dal vento, dal sole, dalla luna. È la terra che porta i frutti. Tutto quello che essa fa germogliare lo lascia appassire. Ma, aggiungiamo noi, sempre che il vulcano non decida altrimenti.